Buongiorno a tutti, a tutte, ciao a tutti, a tutte. Come avete trascorso la domenica 15 maggio 2022? Siete andati alla Santa Messa? Andate alla Santa Messa? Avete letto il Vangelo? No, nessun problema. In questo video potrete ascoltare il Vangelo di ieri, domenica 15 maggio 2022. E poi potrete ascoltare il mio commento e magari sul mio commento o sul Vangelo, scusate, riflettere e fare un vostro commento che potete anche farmi pervenire. L'indirizzo mail lo sapete, evolutore@gmail.com. Che ne so, mandatemelo su WeTransfer, ma come volete, mandatemelo scritto. Mandatemi un vostro commento, può essere interessante anche per me come punto di riflessione, come magari per voi potrebbe essere interessante il mio come punto di riflessione. Ascoltiamo quindi il Vangelo di ieri e poi commentiamo. È un Vangelo un brano del Vangelo molto corto, ma come sempre molto ricco. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo, tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Molto corto, dicevo, molto ricco di contenuti. Questo Vangelo. Amatevi gli uni gli altri. In realtà questo comandamento universale non è del tutto nuovo, ma allo stesso tempo è sempre nuovo. Non è del tutto nuovo perché l'amore è il fondamento della creazione e della creatività. Ma è sempre del tutto nuovo perché è il più difficile da realizzare. L'amore incondizionato, da cui tutto dipende, tutto si crea, diventa poi difficile da introdurre e sincronizzare con la materia. Quindi in realtà questo è sempre un comandamento nuovo, pur essendo universale e alla base di tutto, amatevi gli uni gli altri. È sotto gli occhi di tutti il risultato che dà il non amarsi gli uni gli altri, l'essere schiavi del giudizio, del senso di colpa. Lo vediamo tutti come va il mondo. Guerre, manipolazioni. Allora, portare tutto all'insegna dell'amore universale, ancora una volta, Gesù, come ogni maestro spirituale, ci ricorda che è l'unica via di salvezza e che non ve ne sono altre. Noi cerchiamo spesso invano e a volte anche disperatamente di, come si suol dire, arrampicarci sui vetri o sugli specchi, se preferite, cercando di trovare situazioni alternative, cercando spesso di
giustificare deresponsabilizzandoci da ogni cosa, facendo sempre cadere la colpa su ciò che pensiamo non dipenda da noi, ma in realtà tutto dipende da noi e la soluzione non la troviamo mai. E allora la domanda potrebbe sorgere spontanea: perché la situazione non la troviamo mai? La soluzione non la troviamo mai? Perché non arriviamo a comprendere che tutto dipende da noi e dalle nostre scelte? Il come affrontare un dolore, una difficoltà, una malattia, il come risolvere un problema o affrontarlo o accoglierlo, dipende solo ed esclusivamente da noi. C'è un termine che va molto di moda oggi che è accoglienza. Accogli il prossimo, accogli il profugo. Nulla si può accogliere se non si impara ad accogliere se stessi, ad accogliere il senso della vita, a comprendere la propria essenza materiale e spirituale nelle sue complete dinamiche e nei suoi processi. Non possiamo pretendere di regalare benessere altrui se non stiamo bene con noi stessi. Siamo emanazioni di energia. Siamo vibrazione. E la vibrazione che ognuno di noi trasmette all'altro non è quella che pensa di trasmettere a livello superficiale, a parole. No! È quella che trasmette a livello molto più profondo, a livello dell'anima, a livello emozionale. Quante volte vi sarà capitato di dire: guarda, che faccia quello, mamma mia, come deve essere arrabbiato, ma quello magari non ha detto una parola. Guarda come triste quella persona. Lo sguardo, la vibrazione, l'espressione, non solo con la parola, la postura di una persona talvolta esprime un determinato stato d'animo. Ed è su questo che noi dobbiamo accogliere e cogliere nello stesso tempo tutto ciò che ci circonda. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Come maestro spirituale, Gesù l'ha dimostrato in tutte le maniere di amarci profondamente, a tal punto di non condannare i suoi uccisori, rivolgendo al Padre il famoso messaggio: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma quanti di noi avrebbero il coraggio di dire al proprio assassino: Padre, perdona lui perché non sa quello che fa? Proviamo a porci questa domanda e proviamo magari a trovare anche la risposta. Diventa difficile per noi, diventerebbe forse impossibile una risposta del genere, perché non abbiamo assunto la completezza del nostro essere. Gesù aveva la certezza di essere figlio di Dio. Noi
Spesso siamo titubanti su questo. Siamo credenti, ma a nostro modo. Ma c'è sempre di mezzo la manipolazione delle religioni. Ma sarà vero o non sarà vero? E senza questa completezza non potremo mai arrivare alla saggezza, alla convinzione, all'unicità, alla meraviglia dell'anima che possiede un maestro spirituale e che come tale possiede Gesù. Dobbiamo incanalarci in quel percorso evolutivo che ci porta al raggiungimento della purezza della nostra anima. Un percorso evolutivo che richiede tempo, pazienza, difficoltà, rimettersi ogni volta in discussione, sradicare vecchie credenze, vecchie abitudini. È un percorso tortuoso, difficile, pieno di imprevisti, di insidie. È difficile spesso poter spiegare solo il desiderio del nostro voler compiere passi evolutivi verso l'anima. Eppure è l'unica strada percorribile. Non ve ne sono altre. O si percorre questa strada o inesorabilmente ci si incammina verso il decadimento, verso quel decadimento che ci farà, come si suol dire, toccare il fondo prima di poterci rialzare. Certo, il divino non ci abbandona. E quando avremo toccato il fondo, ci darà comunque la forza di rialzarci. Ma dovremo ricompiere tutto il percorso a ritroso. E allora il divino ci dice, guardate che potete evitarvi tutto questo. Potete evitarvelo semplicemente riconoscendo ciò di cui tutto l'universo è fatto. L'universo è fatto d'amore. L'universo è fatto di comprensione, di equilibrio, di leggi naturali che talvolta vengono strumentalizzate a nostro piacimento, a nostro comodo. Amatevi gli uni gli altri. E badate bene che questa frase non è rivolta solo uni altri intesa come uomini e donne. Questo comandamento è rivolto a tutte le creature, a tutto ciò che appartiene all'universo, esseri viventi, che siano uomini, donne, animali, piante, minerali. Va amato tutto l'universo, la madre terra che ci sostiene, che ci dà la vita. È tutto fatto di amore. Paradossalmente si potrebbe dire che anche l'odio è il polo negativo dell'amore, è un amore espresso male.
È un amore distorto. Un amore distorto che produce l'antagonista dell'amore. Certo, per avere una chiave di lettura così chiara, occorre fare un percorso evolutivo importante. Occorre passare attraverso momenti di meditazione molto forti, molto pesanti. Ma porta a una consapevolezza in continua crescita, in continuo aumento. Porta a una ricerca sempre più bella, sempre più affascinante, sempre più esaltante. Perché man mano che ognuno si addentra in questo percorso, scopre che tutto è collegabile, tutto è collegato, senza se e senza ma. Scopre che ogni pezzo di vecchia credenza che viene sgretolato, di vecchia credenza popolare, di vecchia credenza culturale, si apre un mondo nuovo e antico nello stesso tempo. Si apre nuovo nel senso che entra in ognuno di noi una luce nuova. È antico perché queste sono le regole antiche della creazione, del senza tempo. Cos'è il tempo se non un'unità di misura stabilita da noi? L'eterno non ha tempo. L'eterno è eterno, senza inizio, senza fine. Tutto si trasforma, tutto è in cammino, tutto si crea, tutto è creato dal divino. Auguro a tutti voi un buon ascolto delle parole sagge dei maestri spirituali, che sia il Vangelo, che sia la Bhagavad Gita, che sia qualsiasi testo sacro, ma che porti nel vostro cuore il desiderio di approfondire sempre di più la comprensione del proprio sé. Io chi sono? Io cosa rappresento per il mondo? Io sono davvero limitato ad un percorso obbligato? Dove dovrò lavorare? Faticare, mangiare, bere, dormire, per poi alla fine finire divorato da vermi. O in me vi è veramente uno splendore interiore che mi dice che sono ben altro. Buona meditazione, buona riflessione, buona lettura.